Ciak, bar di carta, scena 1, la storia. Qui al bar di carta si medita e alla grande meditazione G. Infatti Giancarlo è in meditazione G. Al bar di carta si può. Potremmo essere in qualsiasi bar, in qualsiasi sala giochi, ma qui siamo al bar di carta. Sta giocando Baronetto Juan. Mentre il duca di Predazzo è zona limitrofe di espansione, fa da giuretta. Giurì, giuretta. Gusto che te o cava o gusto che te o metta. E voilà, le choses sont faites, je n'en veux plus. Per la storia del bar di carta, domandiamo a un cliente abituale cosa pensa del bar di carta. Ma lei, buon uomo, cosa pensa del bar di carta? Ma penso che potrebbe investire un po' di soldi in questo bellissimo ambiente, perché lo vedo un po' nuovo. Ah, abbiamo questa foto qua. Questa foto? Ma metti di Sirano. Dove? Sulla robo. Sì. Guarda, adesso vesti là. Dai, ma... Dove costa farsi questi filmetti qua? Dove sei messo? Ma dai... Non ti voglio fare niente oggi, voglio fare un cazzo oggi. Davvero? Dai. Oh, là, un bel cetaceo. Sì, mi piace. Ciao, Juan. Ciao. Ciao, vecchio mio. Senti la roba, se torna l'umido, ti gana la cosa, per cortesia. No, mi dispiace, perché la cadavo a comprare. Dopo chi sera, un attimo a comprare. Bar di carta. Sfilata, stagione, moda 2013-2014, autunno. E dopo la sfilata i nostri modelli vengono a salutare il pubblico. A voi Giancarlo, il primo dei due gemelli Juanito. Eccolo qui, Giancarlo, grandissimo, grandissimo, grandissimo. Ed ora Juan, il fratello gemello di Giancarlo, sono proprio due gocce d'acqua, è un po' più allegro questo, Vedete che è un po' più allegro, un po' più allegro. Grazie Giancarlo della tua grandissima prestazione. Anche per quest'anno, per il 2013-2014, è tutto da Bar di Carta. Buona serata. Enrico, cosa pensi del Bar di Carta? Niente. Enrico non pensa niente perché dopo due parole si confonde e non risponde più. Porca miseria, che roba. Comunque, Enrico è dappertutto, anche al Bar di Carta. Se avessi dubbi sulla morte di Michael Jackson, adesso vi faccio vedere la reincarnazione al Bar di Carta. Yeah! Bar di carta, musica di qualità. Omega Franks, ultimo, Time Together. Time Together, Michael Franks al Bar di Carta.
ecco qua. No, per il semplice motivo che stavo parlando io e il baronetto, ed è scattata immediatamente sulle note del ballo del Quaquà una rappresentazione incredibile del nostro carissimo baronetto. Perché questo è il moscone che sta tornando fuori. Ma adesso assistiamo a questi giochi erotici. No, ma quindi afro, giochi afro musicali. Afro partiamo. Afro-cubani. E aforismici. 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 Sinonimi e contrari. No. Bravo. Aforismi e perspicaci. Relativi a trocchetto della. Della felicità. Che è meglio chi lo mette e chi lo dà, giusto? Giusto. Ma dopo il ballo del Quaquà cosa c'è? Pronti? Il ballo del Quaquà. Questo è il ballo del Quaquà. Para 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 pa 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 pa. Anche così? Senti, buongiorno tristezza. Sport! Buonasera. Va bene, piacere. Qua. Nel nostro bar di carta, ovviamente, il tempo a volte scorre velocissimo, a volte non scorre mai. Ma in questo caso, mentre io e il baronetto stavamo parlando distrattamente del più e del meno, il baronetto, per stendere i suoi muscoli nobili, ha effettuato un esercizio che raramente si vede in giro nei tappeti blu dove fanno le gare per la ginnastica. Io spero che avete visto, ma al limite possiamo anche tentare di fare, eccolo, guardate, l'agilità, eccolo, avete visto? Qui nel bar di carta si fa di tutto, anche la ginnastica per anziani, quindi avete un problema di schiena, venite qui, avete un problema alle gambe, venite qui. E il vostro baronetto vi farà dei movimenti, dei coordinamenti fisici che vi aiuterà. Lo rivediamo un'altra volta e poi vi salutiamo. Vai carissimo baronetto, attenzione, posizione, sputacchiamento delle mani. È la roba grande. Abbiamo visto una cosa meravigliosa. Sposta signori, bar di carta. Basket. Buonasera. Allo? Gancio! Non so, allora va, tre! Tapparlo dentro secco, hai visto? Le testa, poi tutto di nuovo! Gancio cielo! Sport al bar di carta. Basket! Continua lo sport al bar di carta. Saluta qua al bar di carta. Sport al bar di carta. Il baseball. Maremma Maria. Buongiorno bar di carta, come al solito qui la vita fermenta. Ecco Guanito. Guanito. Ogni tanto in edicola si annoia, allora si fa un po' di tutto. Sai che una volta è assurda. Compreso due tiri da pallone. Sai che una volta è assurda che avevo il canestro, che avevo preso il canestro. Bravissimo. E il nostro baronetto gioca a pallone. Vedete, palleggio molto appropriato. E cosa che Madonna santa! Cosa ha combinato il bar di carta? Non casca niente. Il bar di carta si gioca anche a pallone. Perfetto. E anche sigarette che non ci sono. Sigarette le ha. Non ci sono. Non faccio niente. No, abbiamo questo detto. E che voglia di mangiare. E chi ha dal baion? E mi sei cadetti? Non si è mica accorto, però, vero signora? Andiamo a cane con il baion. Solo al bar di carta ste cose, solo al bar di carta. Oh, davvero, mi dai un baion, la mamma tranquilla. Anche l'impressione, solo pensiero. Solo al bar di carta sta roba qua ragazzi, e che domanda Gazzetti? E che dai il baion? E ho quel baion. Per un euro. Per un euro a tutti, solo al bar di carta. Bisogna che fate un salto al bar di carta per fare un po' di sano divertimento, giusto? Giusto. Tiro al piattello. Al bar di carta c'è anche il tiro al piattello.
Ma se vuoi provare una mimica dopo? Go. Stanno impegnandosi a fondo. Dopo il caso. Ecco un po' sboccato a volte quando si nervosisce il Mirko. Vedi il tuo piattello, qui guanito. Gaito, go! Non vanno molto bene i nostri amici, il tiro piattello. Ecco, in questo caso il tiro piattello è gratuito, uno può venire qui a comprare il giornale e poi fa due tiri al piattello, una cosa normalissima. Al bar di carta succede questo e altro. Go! È più sicuro per te, Marco Deo. È partito da te, guarda qua, uno dea, guarda, amico. Go! Go, gallina! Non ne becca uno. Via. E se qua uno prima io. Sì. Ci sono anche gli echi e gli spari perché qui, come sapete, è molto vasto il bar di carta. Cosa fa? Vedete la potentezza del baronetto? Vedete il baronetto è una cosa incredibile. Lo so. Tom si è cascato Maria Tappis Mineia. Adesso prova che c'è amico. Quindi io. Poi si gioca anche a bocce al bar di carta. Non si gioca a bocce. Non si gioca a bocce, sottovalutati il bar di carta. Guardate un po'. I due baronetti nobili se lo giocano a bocce. Bar di carta. La serata stava scorrendo un po' lenta e non si sapeva cosa fare. E allora abbiamo detto facciamoci una bella partita, cosa, baronetto? Come tutti i bar non può mancare il campo di bocce. Bravo, il campo di bocce. E adesso stiamo giocando a bocce, quindi la battaglia è serrata e abbiamo anche già mangiato un poker coffee, vero? Vero? Certo, come al bar si beve il caffè. Bravo. E vi mostriamo uno spezzatino veloce di questa partita che stiamo facendo. Spezzatino. E così condividete voi cenacolisti che veramente siete dei vassalli inferiore a noi siamo nobili, è ovvio questo concetto, vero? E vi mostriamo due battutine della partitina, ecco, osservate. Buon tiro del baronetto, però ci ha pensato, ma sempre la palla è sempre blu, il baronetto tira il duca, è la gran colpo che è portato fuori, tira ancora il duca, è ancora fuori. La strada è aperta e questa volta è fuori. Adesso il baronetto potrebbe fare addirittura 8. Il baronetto potrebbe fare addirittura 8. A quota 2 non fa 8. Non fa 8. Fa 3. Però, vedete, 3 il punteggio blu del baronetto. Da bar di carta e da... È tutto. E dalla bocciofila. Alla prossima. Buona serata, cari. Buona serata. Non c'è bar senza il gioco delle carte. Al bar di carta ci sono i giochi delle carte. A voi il gioco delle carte al bar di carta. 4 marzo 2011. Nell'anno della nascita di Lucio Dalla, il bar di carta inaugura la prima partita di scopone. A farla saranno il duca di Predazzo e zona in limite per l'espansione. È il baronetto del bar di carta. Pensate che ducale questa giocata. Vedete la prima messa delle carte. Così. E la prima distribuzione in tavola. Vai. Sono le 6 e 14 più o meno. 18 e 7. Pronti? Pronti, via per la prima manche. Eccola qua. Questa è la prima buttata in tavola. 1. 2, 3, eccoli qua. Guardate le prime carte del duca. E queste sono le prime carte che non vedremo. Ma sì. Là. Si parte. A tutti quanti una buona serata e soprattutto un arrivederci al cenacolo di lunedì. Bravissimo. Arrivederci. Ciao ciao. Non vedo cosa vedere. Mio mondo, ecco qua. Ed era quello prima. No, dite no che era quello. Ma Salucce, è una padina naturale, fisica, vedi? Una. Che mi interessa. È sedemente però, non può avere robe che serve. Sedemente. Ecco, ti vedi? Gli amici, cosa serve?
avere il trucchetto della felicità sempre bello pulito. Perché? Perché con la famiglia. Ancora cosa fa me? Interrompiamo il collegamento barricata, ha rotto i coglioni, punto. Perché? E le cagnare? La barricata è cagnare. Ragazzi, barricata e cagnare, c'è l'ordine del giorno. Non dire che niente qua. Oh, guarda qua, guarda, guarda. Ciccio Mirko, testa grossa, Wikipedia, gambon, peroco digitale. Allora, si parlava di cosa prima? Di cosa si parlava? Non so di cosa si doveva parlare. Ma che le di che le di cosa si parlava? Ma che le lei? Di chi? Ma che le lei? Ma che le lei? Ma che le lei? A me? A me, ma che le lei? Che sboro, ma che le lei? Ma che le lei mi ha dito qua? Oh Mirko, non ti cade di queste robe a me. Ma che le lei? Ma che le lei? Ma che le lei? Ma che le lei cazzo? Ma che le lei si è offesa? Ma che le lei? Ma che le lei che là? Ma che le lei che là? Ma che cazzo di sto qua? Ecco un altro di mente, ecco apro, ecco il quaglioto. Trovata. Ma che le lei? Amica, ma che le lei? E ti siete qua e ti porti a palla, ci vedi? La Vallicarda è il momento del biliardo e si è lo stufati a giocare al tiro al piattello. Guarda momenti, guarda. Io tocco adesso. Tocca Massimo. Massimo da di. Tocca a me. Vivo uno, eh. Ma una baia, mi vuoi. Dio mi sciarqua. Ma che brava. Però dentro il bianco, eh. Cosa vuol dire dentro il bianco? Vai e fuori. Ma dove hai scritto chi che dove tocca, chi che tocca? Tocca a me così che sposta, vai, lo che voglio. Mettila qua. Vai. Come si fa? Non biliardo, questa è la sala del biliardo nuova, sembra il barricata, ma non lo è. In questo momento non è il biliardo, ma è, non è la sala del biliardo. Vedete? Impegnatissimi. Musichetta da biliardo. Ciccio Mirko al tiro, soddisfatto. Ti piace Mirko? Ti piace? Aiuto, soddisfatto del tiro, Ciccio Mirko? Ti piace Mirko? Soddisfatto, Ciccio Mirko del tiro? Perfetto, bellissimo. Oh, complimenti. Ecco il baronetto del tiro. Arrivato. Soddisfatto del tiro, baronetto, soddisfatto? Primo tiro, primo buca, che c'ha fica, c'ha dica, c'ha va, che cosa? Tocca mio. Frenesia del baronetto. Ma dove ti hai trovato tutti questi musatti? Dove ti hai trovato tutti questi musatti? Campai tutti da morti. Ma quanti di chi era? Tanti? Mamma, è stato un assalto alle gambe gemelle, me l'assassinale, alle gambe gemelle, vero? Mamma mia, maledetti Noè, che a volte... Cosa che ho fatto Noè? Li ha salvato tutti, i bestie, ma più ventini li ha salvato. Ma è Sanzale Noah, Ti mi fa sta foto o devo aspettare tanto? Mamma mia! Rodrigo De Noccio, fa veda? Guarda! 1, 2, 3, 4, 5. Ma gli dio mio fa un giretto, i che ne ho più, dove sei in ferie? Mamma mia! Pensati, i visi da al freschi montagna, gli va il caldo, che se noi sanzare, che se gli elefanti coi aerea. Maria Caprina, che roba, senti che roba! Ascolta! Questa foto ti mi fa o vuoi andare al fotografo Trevisan, grande ex personaggio fotografo? Mi dice proprio un'istituzione c'era, era un'istituzione. Dopo si arriva la digitale, poi dentro la ciappata di mezzo alle chiappe, perché è quello digitale, poi che gli ha rimesso piedi. Però insomma c'era, mamma mia. Ti fa la foto sì o no, vecchio mio? Carta, ci sono anche i giocolieri, non ci sono i giocolieri, ci sono. Buonasera, sta scendendo anche la notte, vedete? E al bar di carta si tirano un po' le somme e si parla sempre un po' di più del meno e si salutano i vecchi amici che vengono a salutarci. Questa mattina è passato qui il Gardoni, il nostro professore di musica, diciamo, no? Ma volevamo continuare in quello filone famoso dove nel bar di carta c'è tutto di più, ci sono gli artisti ovviamente sono i nobili, chi più nobile di Baronetto Quan. Il Baronetto Quan che adesso vi mostrerà un esercizio cui a Monte Carlo stregò proprio anche Grascelli, quindi ebbe anche l'abbraccio, il bacetto della allora principessa, tragicamente scomparsa purtroppo.
Adesso lo vediamo in questo giochetto meraviglioso chiamato Baronetto. Come si chiama questo gioco? Come si chiama? Il tronchetto della felicità. Il tronchetto della felicità. Adesso lo vediamo. A voi il tronchetto della felicità. Bar di carta del 25 novembre 2011. Buonasera, 25 novembre 2011. Fra un mese è Natale. E come iniziare le feste se non con un bellissimo gioco? Attenzione, attenzione, attenzione. Guardate, c'è niente, guardate. Voilà! E non finisce qui, Vedete, vedete, vedete? Guardate, sono due, guardate. Guardate, neanche uno, guardate. Passa, guardate, tre, guardate. Guardate, guardate come si moltiplicano, facilissimo, guardate, 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 impressionante, impressionante, incredibile, 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 ecco, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, guardate, sempre 6, sempre 6, sempre 6, 6, 7, 7, guardate, da 7 diventano sempre 7, sempre 7, da 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, ecco, sempre 9, vedete, sempre 9, 9, 9, 10, 10, adesso è difficile, molto difficile, perché guardate, 3, 2, 1, ecco qua. Eccolo qua, la chiusura nobile del baronetto. Avete visto, vi ha salutato con il gesto dell'ombrello ormai famoso in tutta Italia, soprattutto quando piove. Signori e signori della Barricarda, anche per questa oggi è tutto, vi salutiamo. Volevamo fare un saluto però speciale a una nostra telespettatrice, la nostra carissima Lucia. Ciao Lucia! Ciao Lucia, alla prossima! Ciao Lucia, della Barricarda è tutto, amici cenacolisti, a presto! Buonasera Bar di Carta, come al solito qua si parla anche di cose un po' così frivole, no? Si parlava di Halloween, si parlava di forti, su una brochure che il nostro baronetto aveva in mano. Eccola qua, vedete la brochure, vedete il baronetto che saluta ovviamente, ecco. E di colpo cosa ha fatto il baronetto? Ha fatto un numero di alta scuola giocolieristica. Lui, sapete che è nobile come me, ha dei trascorsi circensi. Era al circo Il Pittore. Il circo di Praga. Ecco, il circo di Praga, Il Pittore. E ha fatto vari numeri, tra cui questo numero che adesso vediamo testè, così. Quindi state tranquilli, mettetevi a posto perché... Attenzione che è tanto fare anche la pubblicità, il brunetto, vedete, pubblicità non guasta mai. Vediamo questo numero che ha fatto anche a Monte Carlo con il famoso Grace Kelly, giusto? Sì, è bisognoso. Che gli diede anche un bacio, tra l'altro. Eccolo qua, attenzione. Avete visto? L'ha preso, ma lo può anche rifare. Pronti? Incredibile. Signore e signori, anche stasera vi abbiamo mostrato che qui a Bar di Carta non solo si beve un'ombretta di carta, non solo si discute più o meno, ma ci sono anche i giocolieri di alta scuola circense. Il baronetto vi saluta, nel frattempo continua nel suo esercizio famoso, e anche il Duca di Predazzo e le zone limitrofe in continua espansione. A tutti i cenacolisti, buona serata. A un particolare saluto alla signorina Lucia. Saluta Lucia. Ciao Lucia. Oh. Ciao Lucia. Bar di carta si mangi tramezzino. L'ora giusta. Baronetto. Senza carta però. Senza la carta. Salsetta. Piccante. Indiana. Alle ore? 11. Perfetto. Ore 11. Vedete? Ore 11. È ora proprio della salsetta piccante. Davvero Baronetto ha bisogno di... stimoli forti, vero? Vero? Buon appetito a tutti e buona colazione, caro baronetto. Grazie, grazie. No, aspetta che gli dico sul vero, una volta, mi sono abbattato sul vero. Momento difficile per il nostro baronetto, osservare. Amici cucciolotti. Buonasera Bar di Carta, no? E il baronetto che è un momento di difficoltà. No, dicevamo, siamo tutti contenti, io, anche Lele che ovviamente qui saluta, ma
è arrivato un kit che il baronetto Testa d'Ambra ha messo in posizione un pochettino strana, ma noi volevamo mostrare quel kit. Mi prende per cortesia quel kit? Mi prende quel kit un attimo per cortesia. Prendo io, dai, stai fermo. Stiamo mobilitando le forze internos, perfetto. Ecco, è arrivato un kit proprio oggi al bar di carta che volevo mostrarvi, un po' il kit particolare, guardate, ecco qua. Una scatola cranica, un cervello e anche un paio di occhi. E si diceva a cosa servirà, e invece abbiamo scoperto cosa serve. Serve al nostro governo, che finalmente ha richiesto un kit importante, ovviamente a spese nostre, ha chiesto un cervello nuovo, vedete un bel cervellino, la teca cranica e due occhi. Speriamo che gli occhi vedano bene, che il cervello funzioni anche e che la teca protegga il tutto. Perché in questo momento stiamo passando un momento di difficoltà. Ma una cosa è certa, al bar di carta difficoltà non ce ne sono. Vero, Baronetto? Vero. Voglio dire una roba? Secondo me questa nebbia qua della serata da Pincio. L'ha detta. E allora noi invitiamo tutti quanti i nostri vassalli ad ascoltare il così il suggerimento... Sì. Utile, fisiologico del baronetto. Oh, Amelia, picciotto! Ecco, è andato del tutto, noi vi salutiamo dal bar di carta anche per stasera. Buona serata. Buonasera bar di carta. Oggi qua nel bar di carta c'è un po' di maretta perché effettivamente è successa una cosa un po' grave nella nostra Italia. E poi abbiamo capito perché. Ci chiamiamo io e il baronetto Juan, che vi saluta ovviamente. Buonasera a tutti. Vedi, è impegnato a fumare. Va bene. Ecco, fuma tutto, fuma anche la notte. Ecco, no, volevo dire, se chiedevamo perché è successo quello che è successo, no? E poi è arrivata l'edizione straordinaria, eccola qua, edizione straordinaria, e abbiamo capito perché è successo il patatrac, no? E io ve la faccio leggere, poi noi diamo il commentino sopra. No, ecco, questo è il titolo. Vedete? Napolitano scioglie le camere. Baronetto, Napolitano ha sciolto le camere. E si è sciolto le camere? Adesso Silvio, bunga bunga. Niente da fare? Ecco il motivo, sciogliendo le camere ovviamente, sono scappate... quelle ospiti veloci e leggere, che, di cui abbiamo una diapositiva, vedete, sono le foto che vengono lasciate lì, vi ricordo, e quindi il nanetto ha detto, voi mi levate il giochetto e io tolgo disturbo. Questa è la verità di quello che è successo in questi giorni. Salutiamo dal bar di carta, salutiamo. Buonasera. Buonasera Baronetto e buonasera dal vostro Duca di Predazzo e zone limitrofe sempre in espansione. Buongiorno bar di carta, buongiorno. Stamattina pedalando per Mestre, il Duca è salutista, bisogna pedalare quasi, no? Sulla ciccia, vero? Ho visto che Esidio fa una nuova via, mi pare. Una nuova via, è vero, mi pare. Sa, Giancarlo, una nuova via Esidio fa. È vero. Vuole intitolare una nuova via, via Sloveni. Sì. Via Sloveni, però mi sembra che i cattolici a questo punto siano contrari, infatti. I cattolici, cosa c'è i cattolici adesso? Perché è riportato la prima notizia sulla Repubblica che la via la vogliono fare a Berlusconi. È il nano. È il nano. No, è il nano, no. Buonasera, bar di carta. E oggi si guardava un attimino i titoli di giornali con il mio amico Baronetto. Buonasera. Ecco. E si leggeva un po' di titoli strani, così, ecco. Ma poi siamo convenuti che effettivamente certi titoli sono anche proprio lo specchio della realtà, ecco. Non sono titoli a volte magari satirici, ecco. Come questo titolo qua, per esempio, che dice questo: Escort, il governo ci prova. Eccolo qua. D'altra parte ci provano tutti, ci prova anche il nano, ci prova anche il governo. Magari accumulando si paga anche meno, ecco, sono caro ultimamente. Dal bar di carta, una buona serata, dal Duca. Baronetto.
Buonasera, buongiorno Bardicarta. Oggi è il giorno dopo della grande festa che ieri sera abbiamo fatto al teatro San Maria Goretti, dove è andato in onda il film, riandato in onda il film La Storia del Cenacolo e anche un dei trailer che precedevano il film, girati appunto dal Baronetto, dal Juan, dal Duca, dal Presidente e da Fritz Fratz a Pim Perfetto. Ma volevamo spiegarvi un tormentone che succede spesso nelle feste c'è sempre quella parola in più, quel ritmo in più che la contraddistingue. Bene, ieri sera invece abbiamo avuto un tormentone che, come diceva il nostro amico Gianni, nostro uno di 3G, ha veramente staccato un paese, ha stancato un paese. Signore e signori, il tormentone è questo. Serata dedicata alla famiglia Picciotto. C'è qualcosa che non va, ci pensa il boss, la famiglia, non si scherza con la famiglia. Oh, ciao Flavio. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Tutto sport? Tutto sport. Come mai? Dopo ti spiego. Sì. Tutto sport, lo dicono. C'è l'inserto oggi, c'è l'inserto. Solo oggi, eh? Ah, eccolo qua. L'inserto esclusivo. Ok. Va bene, sto qua, teniamo. Che robetta, Bellissimo, bellissimo. Scommetto che ti vuoi per quello. È il circo questo qua. Oggi. Ma scusa un attimo. Stazione qua. Ma scusa, perché in Italia? Perché? 31 31 perché i giocatori restano, ma il 31 no, è un poster fasullo questo qua, no? Allora io stamattina è dalle 5 che sono in giro per il Triveneto e sto andando in tutte le edicole a togliere questa anomalia, perché ecco, così allora adesso può andare, okay? Bello, così va bene, grazie. Sai, qua faccio un pacco e li spediamo a Torino. Grazie, molto gentile, finalmente abbiamo trovato un attimino a senso. Arrivederci, maestro. Grazie, sa. Veloce, perché devo fare le rimanenti 7823 edicole del Triveneto. Doccia. Grazie, maestro. Va bene, allora, questo qua ve lo lascio, tengo questo che lo porto a Torino. Lo spediamo. Sì, facciamo il bel pacco. Piazza dei ladroni. Saluti. Ciao, Flavio. Ciao, ciao, carissimo, arrivederci. Spesso a Baricata si sta fuori d'estate, è vero Baronetto? All'ombra a prendere fuori, un po' di frescura. C'è un po' di fresco, perché vedete il negozio, il nostro Baricata è lì, nevica, e noi siamo qui. Oggi nevica. E il Baronetto ha detto che oggi nevicherà, perché è così, non sbaglia mai. Tutti i pollini. Vero, tutti i pollini che fanno per aria, e qualcuno va anche nel... A volte no, sapete che il Baronetto è ancora un nobile grezzo, sta crescendo e ci vuole un po' di pazienza, scusatelo. Ha parlato nobile fino, ma tanto fino. Esatto. Occasioni al Baricarda. Sì. Ehi, ma David Bauvi là. Sì. Dai. Ti vendi là? Sto prezzo qua, no, ovvio che metto più basso. Metti più basso il prezzo, no? Di Paul. Se lo metto più basso, sono sicuro di venderlo. È un anno che è qua, prima o dopo venderò. Metti più basso. Mettiamo più basso, qua sono sicuro che lo vendo se lo metto più basso. Quanto metti? 2 CD a 12,90, può andare. Ma metti il prezzo più basso, quanto ti ho messo? Se metto più basso ancora non si vede. Più basso, alto, medio, basso. Fate Vobis. Ma al bar di carta anche ogni tanto c'è uno sottofondo sonoro, si sente la musica, né? In questo caso c'è un cantante che sta suonando una canzone anche famosa, ma se noi domandiamo al Baronetto che cantante è, attacca una tiritera che non finisce più. Per esempio proviamo a chiedere: caro Juan Baronetto, ma che cantante è che sta cantando? Gregori, Puccini, Baduardi, Adriano Finardi, Fabrizio De André, Bob Dylan, Michael Jackson, Bill Collins, Super Trap, Hello, e chi più ne ha più?
Più ne metta e più ne metta. Avete sentito? Questo è il nostro carissimo Baronetto, che è informato su tutto. Lui sa tutto di tutte, tutte le canzoni possibili, lui le indovina. Avete visto? Velocissimo e sempre attento il nostro grandissimo Baronetto Joan. Al bar di carta anche per stasera e todos. Adelante, adelantes. Vamos! Oh, Juan! Dime! Sboro il caldo, acuto, morti, umidità. Non ti vuole una bottiglia di acqua fresca? Ti ha? Sì, sono in cantina, ho forte. Dai, ti aspetto, fai un piacere, dai. Arrivato! Vai, vai, vecchio. Vai, oggi domani cosa? Che devi fare so, che tutto il passo che mi guarda. Dai, oggi domani? Passa! Eccoci qua. Baricarda. Ultimamente il nostro Baronetto sta facendo delle prove. Anche impegnative, per l'amor di Dio, delle prove, perché nel suo futuro ognuno ha delle aspirazioni. Il banchiere ha l'aspirazione di diventare il presidente della Banca d'Italia, il calciatore di emulare Ibrahimovic, e invece il fumatore ha il desiderio di diventare non so, un ebete, un demente post fumo. E il Baronetto, giustamente, che essendo nobile è avanti di 15-20 anni, si sta già preparando, perché fra 20 anni sarà probabilmente in queste condizioni che adesso vediamo. Io lo chiamo e voi state tranquilli, ovviamente è uno scherzo, eh? Allora, Baronetto, venga pure qui, Baronetto, mi porti pure le schedine. Venga, venga, tranquillo. Vedete, sta imparando a gestire piano, vedete, bravo, piano, piano, vedete che la mano si avvicina, capisce? Sta deambulando, perché le mani tremano un poco anche, vedete che le mani tremano un poco, perché uno che fuma, bravo, 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 Baronetto, bravo, 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 testa da capra! Prochi mai a glamano, yeah, sacca pro chi ti chiede odam, ya na mala cosa deia, a capa coie, in agoi mala mai agao, igna pastina bobe. Primo aprile di domenica, sono chiuso, aspettatevi cari celacolisti, mezzanotte e un secondo, eh? Vi farò impazzire. Ci vediamo primo aprile. Tragedia. Buonino volano, tutta la vostra. E le vicende. Non mi su cazzo. Volano. You hear me?
Zabib, Khaled, lo vediamo subito Khaled, immediatamente dal barricata. Andiamo. Bar de carta, no il bar de carta, è il bar de carta. Il bar de carta. De carta. Sta. Al nostro cenacolo. Al nostro cenacolo. Come il ritrovarsi. Come il ritrovarsi. Trovarsi. Sta alla nostra amicizia. Se può dire una roba così. Meravigliosa. No, se può dire. Scherzi, se ero più serio perché ti ho anche tutto per tu e bar di carta ogni tanto. No, il bar di carta sta. E lo ripetiamo, allora, il bar di carta sta al nostro cenacolo come ritrovarsi sta la nostra amicizia. Fatto. Vuol dire? Dimmi. Cioè, non serve che ti ho spiego. Roba vuol dire. Che niente. Amici, se troviamo anche al bar di carta. Per merito del cenacolo, diciamo, cioè del cenacolo, se ne boh, poi se si trova anche e al bar de carta. Perché... Che continua, esatto. Un cerchio continuo. Boh, fine. Grazie, Timo. Ciao. Stop, scrivi sotto chi Caledo, scrivi chi che ti vuole. Non sta me fa interviste. E dopo sotto scrivi, non sta me fa interviste. No. Sta me fa interviste che non serve. Fame. Fa, però ti metto la foto, mi chiedo una foto tua e metto la foto. No, va bene, foto ti viene a un miliardo. Esatto, va bene, grazie Chimo. Niente, tutto a posto. Tutto a posto. Abbiamo fregato anche il grande Chimo. Attenti a quei due, non a casa, per il bar di carta, questo e altro. Da vostro Duca. A presto. Pronto? Oh, dimmi. Che dopo vede partita? Il mondo è un bar. De carta. Bar di carta sì, bar di carta no, che vi sempre tutti, bar di carta sì, bar di carta no, per occhi bei e brutti, se ti vien ti trovi il duca, con il baronetto, non ti compri il giornale, ma dove c'ha che ti farà, bar di carta sì, bar di carta no, non me ne c'ava un cazzo, bar di carta sì, bar di carta no, il duca su spasso, dopo tante ciacque, niente ti capirà, ma col duca il baronetto via de testa ti darà, ti vorrà tornare presto, e il cena cos'è tutto qua, bar de carta sì, bar de carta no, se ti parli Giovanito, se finì un'era al se, fuori de meona, da mattina sera, e il cena cos'è ovunque, tutti passa par de qua, con il duca e il baronetto, e il finale è questo qua, bar di carta sì, bar di carta no.